Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Davide Novelli che vi parla. Il primo gong aspettavano noi in diretta dal Pala Santoro di Roma per questa finale delle cinture WBC-FPI riservate ai Super Welter, serata che comprende tre finali. Questa dei Super Welter tra Simone Giorgetti e Stefano Lucca, poi a seguire vedremo i campioni dei pesi massimi Simone Brusa e Gianluca Pappalardo ed infine subito dopo il telegiornale della mezzanotte i pesi massimi. Giornata molto intensa questa per la Federazione Pugilistica Italiana, per Art Media Sport, ovviamente per il WBC, perché i campionati italiani assoluti maschili e femminili sono in svolgimento in queste giornate e l'interruzione di oggi è riservata proprio alla finale per le cinture della WBC ed FPI, quindi riservata a pugili professionisti di seconda e terza serie, cioè coloro che ancora non hanno mai combattuto, effettuato match più delle tre riprese. Queste sono 8 di riprese per l'assegnazione del trofeo. Giornata importante e presenza importante oltre che ingombrante. Tra poco arriverà anche il detentore del titolo mondiale dei pesi massimi, incontrastato, imbattuto, Deontay Wilder, che è in visita a Roma in queste giornate. Allora, in pantaloncini neri abbiamo Stefano Lucca, 27enne, guardia normale di Binago in provincia di Como, mentre in pantaloncini rossi e barba evidente abbiamo Simone Giorgetti, lui è di Grosseto. Allora, Lucca fa parte dell'associazione sportiva dilettantistica Panthers Lauri, mentre Giorgetti è della scuderia Conti Cavini. Vediamo anche a bordo ring il dottor Mario Ireneo Sturla e poi sullo sfondo vedete molti campioni tra cui Giovanni De Carolis. Entrando nel vivo del match, notiamo da parte di Giorgetti una maggiore determinazione, qualche difficoltà a contenere l'avanzamento costante da parte di Giorgetti, che adesso doppia il montante. Molto mobile sul tronco Stefano Lucca, riesce a mandare a vuoto comunque le buone combinazioni di Giorgetti. Lucca che dimostra di essere meno composto, più malfermo sui piedi. Ma andiamo intanto all'angolo rosso, guardate che bella coppia, Alessandro Duran sulla sinistra e Nino Benvenuti sulla destra. Ascoltiamo l'angolo intanto. Hai preso due ganci destri regalati, perché li vogliamo prendere per cazzo i ganci? Che vuoi fare? Vuoi sentirsi a far male? Non devi sentirsi a far male, cioè devi stare di qua. Oh, questo cielo, metti il cielo, esci a destra e metti destra. Qualsiasi azione che fai devi sempre uscire a destra, perché lui c'è il gancio destro e quindi esce alla tua destra. Fai le azioni con il sinistro, esci a destra e dopo continua sempre a uscire a destra, non entrare dentro perché è pericoloso con il gancio, ok? Esatto, queste sono le raccomandazioni di Raffaele D'Amico, il maestro di Simone Giorgetti, poi ascolteremo anche Augusto Lauri per Stefano Lucca. Io ringrazio nel frattempo la regia di Franco Venditti che ci ha già regalato i momenti migliori di questo primo round. Siamo alla seconda ripresa in cui entrambi sembrano andare alla ricerca di una maggiore compostezza sia nella guardia che nel passo. Il destro intanto di Giorgetti e poi la risposta larga il destro di Lucca e la risposta larga di Giorgetti. Ripetiamo ancora una volta, Simone Giorgetti, al di là del nome scritto sui glutei, ha pantaloncini rossi, mentre in pantaloncini neri è Stefano Lucca. Molto stretto nella guardia Simone Giorgetti, prova con colpi diretti che sono la sua pietanza preferita.
ha una postura più da fighter invece Stefano Lucca, pur non essendolo a nostro giudizio vero e proprio fighter, ma vedete come va a caccia, è più frontale, pronto ad allargare i ganci. Simone Giorgetti cercherà in questo match, in questa finale, di perforare la guardia proprio con colpi dritti come questo, l'1-2. Testa a testa, l'arbitro dell'incontro Francesco Ramacciotti osserva tranquillamente, sino a questo momento non è dovuto mai intervenire. A bordo ring abbiamo la terna arbitrale Marco Marzuoli, Roberto Di Mario e Raffaele D'Erasmo, tutti giudici di collaudata esperienza per questa grande kermesse romana di fine anno, con la quale il pugilato ci saluta. Abbiamo prima accennato a Deontay Wilder, Wilder è qui in un tour romano, domani sarà in visita ancora a Roma all'udienza con il Papa, almeno questa è la previsione, poi andrà a visitare le bellezze della capitale, pioggia permettendo. Intanto si accende il match allo scadere di questa seconda ripresa. Bei colpi per entrambi, belle soluzioni, pugilato diverso, e però le due tecniche si incastrano bene, bello lo spostamento a sinistra di Giorgetti e poi prova sotto e sopra Lucca, bello il particolare che ci regalano le telecamere di Franco Venditti sul primo piano di Giorgetti, l'occhio fisso sull'avversario, bella seconda ripresa, veramente entusiasmante, bravi entrambi, e l'applauso del pubblico del Pala Santoro sottolinea quanto abbiamo visto. Andiamo ad ascoltare intanto Lucca che, come vedete, rimane in piedi. Vai un po' la schia. Poi maestro Augusto Lauri. Ma dove tu? Ma niente, girati, respira. L'ha capito? Apri la bocca. Padrone, deciso per te, tu. Padrone tu devi essere, non lui. Dai. Avanti bene, deciso, senza problemi, fai più colpi però, non singoli, tanti colpi, presto. Allora, fuori secondi, terzo round, il paradenti con intarsi d'oro per Simone Giorgetti, leggermente più alto, leve un po' più lunghe rispetto a Stefano Lucca. Si lancia Simone Giorgetti in combinazioni audaci, riesce a non perdere l'equilibrio e si sta accendendo la vis agonistica di questi due atleti. E Lucca costantemente all'inseguimento, Giorgetti con la sua mobilità lo fa correre e rimette testa a testa, ci auguriamo che non sia questa la fine del match, l'andamento da qui in poi, perché nelle prime due riprese abbiamo visto delle belle soluzioni da parte di entrambi, soprattutto una bella seconda ripresa con soluzioni tecniche abbastanza sofisticate messe a segno da Giorgetti, delle belle risposte di cuore di Stefano Lucca che resta molto frontale, subisce adesso un montante destro da Giorgetti, molto frontale, forse troppo frontale Stefano Lucca. Ancora anticipa Giorgetti l'azione di Stefano Lucca, interviene a separarli l'arbitro Ramacciotti. Sembra che anche Giorgetti abbia accettato il combattimento ravvicinato, quindi fatto di ganci e montanti, testa a testa. Secondo noi è un errore, ma del resto c'è lui sul ring, noi siamo soltanto qui sotto.
Stefano Lucca non ne possiede grande potenza nei suoi colpi, soprattutto non è preciso, nettamente più preciso e più potente ci sembra di percepire Simone Giorgetti. Guardate che bella schivata è uscita da parte del grossetano, adesso ha rischiato molto Lucca con quel montante sinistro, prova a muoversi con il tronco ma è abbastanza prevedibile, poi il bersaglio rimane sempre al centro. Sto parlando ovviamente di Stefano Lucca, montante sinistro e gancio destro per Simone Giorgetti, adesso il gancio sinistro. Entrambi sembrano aver accettato la soluzione dello sfiancamento. Battuti gli ultimi 10 secondi, 5-4, finita. Secondo me Raffaele D'Amico non può essere soddisfatto di questa terza ripresa di Simone Giorgetti. Ascoltiamo. Giù, su, giù, ok, recuperato. Ascolta, dimmi con quali colpi gli sei entrato, ripeto. Calcio destro. Oh, e poi? Gli sei entrato anche con il montante sinistro. A corta distanza, calcio destro corto, montante sinistro. O nel mezzo al sinistro o sotto al destro, capito? Però, e dimmi quali colpi hai preso. Calcio destro. Oh, e allora devi fare? Che devi fare? Andare a sinistra. No, a destra devi andare. A destra, alla tua destra, devi andare qua. Devi girare alla tua destra, Simone. Benedetta musica, bisogna dirlo. Non si imparerà mai, cioè è una discoteca e non si pensa che a casa ci sono 2, 3, 400.000, 500.000 telespettatori che vogliono ascoltare Raffaele D'Amico che è grande maestro. Nulla da fare, è così da sempre, è così da sempre. Grazie mille. Riprendiamo quarto round. Il motivo non cambia, sempre in avanscoperta. Bellissimo, bellissimo. Doppiato il colpo Simone Giorgetti. Montante gancio in rapidissima sequenza. Bel match questo che inaugura queste finali delle cinture FP WBC al Pala Santoro di Roma. Grande, veramente grande grinta da parte di Simone Giorgetti, il bandito, questo è il suo nickname. Del Comasco Lucca è dotato di grande cuore, grande coraggio, viene avanti anche in maniera un po' scomposta, ma continua a venire avanti non curante dei colpi e tanti che gli arrivano. Destro di Giorgetti, prova a forzare i fianchi Lucca, e il suo pugilato e la speranza recondita è quella di togliere un po' di energia, un po' di fiato a Simone Giorgetti, ma ci sembra preparato atleticamente in modo eccellente l'atleta della Conti Cavini, storico promoter del pugilato italiano dai primissimi anni 80 e forse anche un po' prima. Adesso è l'unico momento in cui vediamo Lucca alle corde, sembra essere di colpo più stanco di Giorgetti. E non è un caso che in questo quarto round entrambi mostrino stanchezza. Ricordiamo che queste cinture sono dedicate ai professionisti di seconda e terza serie, cioè coloro che non hanno mai combattuto più delle tre riprese. E quindi che succede? Che anche se loro hanno impostato questo torneo sulle otto riprese, quindi con adeguato allenamento anche di sparring, anche ben oltre le otto riprese, è chiaro che certi automatismi rimangono cristallizzati dentro
Nella precedente attività, eccola qui, la signora Conti Cavini, in piedi, era la sua la voce squillante che sentivate. Ascoltiamo l'angolo di Luca e poi proseguiamo il discorso. Dettaglio ritmo, capito? Adesso lui deve andare avanti, lui è in debito, capito? Padrone, tu padrone del spazio deve andare avanti, ok? Vai avanti, lui è in debito, ricordati, devi dargli ritmo, dai, ritmo. Anche Augusto Lauri è veramente un maestro di grande esperienza, in realtà noi ci sembra in difficoltà il suo di atleta, però è chiaro che non glielo può dire, l'avete visto, lo ha incoraggiato dicendogli è in debito, invece per un momento ci è sembrato proprio Stefano Lucca tirare un po' i remi in barca. Quinto round, bella finale dei Super Welter. Due atleti che nonostante abbiano pochissimi match, li citiamo soltanto per dovere di cronaca ovviamente, 3 match con altrettante vittorie Stefano Lucca e 4 match con altrettante vittorie, di cui 2 prima del limite, Simone Giorgetti, che non rappresentano alcun tipo di esperienza a livello professionistico chiaramente. Però stanno dimostrando di avere dei requisiti, soprattutto Simone Giorgetti, che potrebbero portarlo abbastanza lontano. Ricordiamo che vincendo questo torneo, questo match in questo caso, per uno o per l'altro ci sarebbe il passaggio nella prima serie professionistica, quindi nelle gote dei professionisti a livello nazionale, e quindi potrebbe iniziare inanellando una striscia positiva di 6, 7, 8, 10 match, ritrovarsi come sfidante per il titolo italiano di categoria. Quindi è un passaggio che a questa età, e cioè 27 anni per Simone Giorgetti, può avvenire nell'arco di un anno e mezzo all'incirca. Sono entrambi coetanei, anche Stefano Lucca, 27 anni. Cercano di appoggiarsi con la fronte, quasi a volersi riposare. Tanto c'è un piccolo taglio, ci è sembrato di vedere, sull'arcata sopraccigliare destra per Simone Giorgetti, oppure potrebbe essere semplicemente una traccia di sangue finita lì, trasportata da un guantone. Staremo a vedere adesso, perché andremo poi al suo angolo. Il montante destro scivola via di Giorgetti, per fortuna di Stefano Lucca. Si è leggermente segnato sotto sullo zigomo, ma Eh no, invece c'è una ferita nell'arcata sopraccigliare, addirittura vicino alla palpebra destra per Simone Giorgetti. Ultimi secondi e andremo all'angolo rosso per ascoltare il suo maestro e con l'occasione, con le telecamere di Franco Venditti, andare a vedere da vicino il volto di Simone Giorgetti. Prendi fiato, adrenalina. Vediamo, eccolo lì il... Simone, un leggero taglio. Distanza, devi scivolare e entrare in montante, lo sai, l'uscita si è fatto, l'hai fatto dentro ma non sei riuscito a entrare. Preciso, a corta distanza, esci laterale e metti in montante. Entrato nell'occhio, toglimelo. Sì, devi, ascoltami, a corta distanza, non devi rimanere fermo. A corta distanza, più acqua. Ascoltami, devi uscire laterale e metti in montante. Ma prima di arrivare a corta distanza c'è tutto il lavoro che devi fare con il GR e con il diretto, che me lo devi fare di più, lo fai ma è pochino, quel jab più esplosivo, esce a destra e mette. Parole sacrosante di Raffaele D'Amico. Abbiamo visto il taglio vicino alla palpebra, quindi in una posizione un po' scomoda in realtà,
Questo è frutto, probabilmente soltanto lui può saperlo, noi non abbiamo notato colpi particolari, o meglio ne abbiamo notati tanti, ma non sappiamo se si è trattato di un colpo oppure di un contatto con la testa. È per questo che non è mai bene sfruttare troppo l'appoggio della testa, ricercarlo, perché basta un movimento sbagliato, involontario del tuo avversario e la pelle dove è più fragile si può tagliare, compromettendo poi il match. Continua ad attaccare Stefano Lucca. Entrambi, vedete, la seconda volta che si fermano quasi a volersi suggerire qualcosa. È un grande incontrista Giorgetti, quindi spesso aspetta il movimento di Stefano Lucca. Gancio destro di Giorgetti, cortissima distanza, poi il jab che scivola un po' via, ma comunque un buon colpo, e dalle corde si difende bene con dei colpi a sorpresa. Il problema di Stefano Lucca è che parte sempre un centesimo di secondo dopo l'iniziativa di Simone Giorgetti, che adesso prende un buon anticipo con quel jab esplosivo, e il montante bellissimo di primo acchitto, un colpo portato molto bene. Prova la combinazione, ma è inarrestabile Stefano Lucca, che sa sempre rispondere anche nella pioggia di pugni che gli arriva addosso, alla risposta simultanea. E adesso però va incontro a questo gancio destro molto pesante, non può non averlo sentito, ma lui continua ad andare avanti. Attenzione, questo l'ha sentito, forse addirittura l'arbitro avrebbe dovuto contarlo. Ha avuto un momento in cui si è gelato, adesso si sta lavorando, sembra aver recuperato, ma onestamente quel colpo lo ha sentito, le gambe non erano più così presenti. Non so se se ne è accorto Simone Giorgetti, perché questa potrebbe essere veramente una grande opportunità per finire prima del limite, invece non ci riesce. Si guardano in cagnesco entrambi, andiamo all'angolo di Stefano Lucca, che continua a non sedersi, e nel mentre che ascoltiamo Venditti ci farà rivedere. Padrone alla grande, non far sorprendere lui, deciso devi essere, quella attitudine, grinta, gli ultimi due della grande deve essere, va bene? Decisione, dai, deciso. Ecco, è stato il primo replay che Venditti ci ha riproposto, il destro ci sembrava più secco, e comunque è stato un buon colpo. Ma adesso siamo al settimo round, quindi 6 minuti ancora al termine. È di misura sino a questo momento il nostro favore è per Simone Giorgetti, così a sensazione e per numero di colpi messi a segno, per pulizia e per maggiore iniziativa, ma ovviamente bisogna aspettare questi due round e poi lasciare che siano i giudici a stilare il verdetto. A mio giudizio ci sono almeno 3 punti di differenza. Si rifugia alle corde Simone Giorgetti, esce in modo abile ma non approfitta. L'azione di Lucca
è poco incisiva a livello proprio di pugno, ne porta tanti, è lui che va a ricercare il match, ma in realtà, come vedete, le risposte sono sempre pronte da parte di Giorgetti, che sembra avviato verso un successo abbastanza netto. Continua a inseguire, ma sfugge davvero come un'anguilla Giorgetti. Giovane atleta che è la dimostrazione di come il pugilato, si dice in continuazione, parte dalle gambe, dal movimento, dalla mobilità, è fondamentale, mentre purtroppo Stefano Lucca non ha questi requisiti, è più frontale, vedete, quasi in alcuni momenti il piede destro, il piede spinta, raggiunge quasi il piede sinistro, quello più avanzato. Quindi la mobilità purtroppo in questa circostanza va a scemare. Intanto gancio destro di Giorgetti, forse non ci crede più neanche lui. Ancora con il jab, ma tanto ormai mancano soltanto 3 minuti, credo che anche Stefano Lucca sia in modalità costante in avanti e non curante dei colpi, cerca soltanto di piazzarne lui di colpi. Andiamo all'ultimo microfono proprio con Simone Giorgetti. Arriva. Simone, adesso è l'ultima ripresa. Da Simo, Tutto, Simo. Siamo in vantaggio, ma non si può regalare niente. Devi continuare a fare il tuo lavoro con il jab sinistro da lontano e poi piazzare il destro. Tutto veloce. Perché è il destro che entra. Ma non facciamo cazzate. È il destro che entra. E non giochiamo. Con quel destro metti a corta distanza, se vuoi. A corta distanza devi tirare il gancio destro e il montante sinistro dentro la sua guardia, ok? È l'ultima ripresa, Simone, lo vuoi sta cintura o no? Sì! È l'ultima, Simone. Siamo certi che Simone Giorgetti preferisce i pugni del suo avversario Stefano Lucca alle voci assordanti, una per orecchio di Raffaele D'Amico e del secondo. Ultima ripresa intanto. Questa ripresa entrambi cercheranno di aumentare il ritmo dando tutto fino a svuotarsi. Da una parte Simone Giorgetti cercherà di consolidare il vantaggio che a nostro giudizio ha acquisito nel corso del match, Stefano Lucca cercherà invece di colmarlo questo svantaggio, oppure uno svantaggio certamente non si può colmare nell'ultima ripresa, a meno che non si finisce con un KO, ma non ci sembra in grado Stefano Lucca di poter conservare la forza, la potenza, l'esplosività per il colpo che spedirebbe Simone Giorgetti al tappeto. Anticipa sempre, lo ha fatto per tutto il match abilmente, davvero molto bravo Giorgetti. Se così sarà, meriterà ampiamente questa cintura. Gancio destro, un bel gancio destro di Stefano Lucca. È il destro adesso di Giorgetti, che si sottrae con un buon movimento di tronco e poi lascia anche un gancio sinistro, poi la replica all'1-2. Un minuto alla fine del match, il montante preciso. A questo punto l'ultimo minuto cerca veramente il testa a testa e cerca lui di invertire i ruoli
di trasformarsi in un cacciatore, in un fighter. Grande generosità per entrambi, stanno onorando al meglio questo trofeo WBC FP. Trenta secondi sono esausti. Montante sinistro al fegato da parte di Giorgetti, ultimi 10 secondi. Destro, è finito. Allora pubblicità. Toro, dopo la pausa pubblicitaria siamo al verdetto di questa prima cintura assegnata questa sera, quella dei super welter. Ascoltiamo Valerio Lamanna che leggerà il verdetto, il ring announcer della serata, una serata organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana, ovviamente con Art Media Sport, e c'è, inutile dirlo, la collaborazione del World Boxing Council. Siamo al verdetto. Vince questo incontro ai punti e si aggiudica il torneo delle cinture WBC FP 2019 per la categoria pesi super welter da Grosseto. Non poteva essere altrimenti. Partito! Quindi Simone Giorgetti che vince meritatamente il match. A Stefano Lucca va l'applauso per la stoicità con la quale è venuto costantemente avanti e incontro ai colpi duri, pesanti di Simone Giorgetti. Quindi ci auguriamo di poter sentire ancora parlare di Simone Giorgetti, lo abbiamo conosciuto nel corso di questo torneo, un pugile che può fare strada, e ovviamente la signora Conti Cavini sa perfettamente come dare tutto il supporto possibile per far sì che il suo assistito riesca a conquistare altri traguardi importanti. E adesso andiamo intanto alla presentazione del match successivo. Saliamo di peso, andiamo tra i pesi medi, e qui in sala avete visto c'è il miglior pugile italiano, forse dei pesi medi. Io aggiungo forse con tanto affetto, perché con Nino Benvenuti ho diviso almeno 6 o 7 anni di quasi di vita in comune, matrimoniale in alcuni casi, con lunghe trasferte. Eccolo qui Nino, con lunghe trasferte, con grandi emozioni a bordo ring e tanta simpatia. Dico forse perché sul dibattito del pugile migliore di sempre è inutile entrare, perché proprio in questi giorni si parlava, vista la presenza di Deontay Wilder. A proposito, restate con noi anche oltre il telegiornale della mezzanotte, perché dopo la finale dei pesi massimi vedremo una bellissima intervista realizzata proprio questa mattina a Trinità dei Monti da Cristina Caruso a un Deontay Wilder che è inedito. È un uomo tenerissimo, simpaticissimo, disponibilissimo. Quindi restate con noi in questa lunga serata di pugilato. Dicevamo, i raffronti in questa occasione sono tantissimi: meglio Wilder oppure meglio Joshua, o meglio Usyk, o meglio Fury. E in passato, meglio Wilder o meglio, senza arrivare a Marciano, Ali o Frazier o Foreman? È inutile fare questi discorsi, andiamo sui pugili del domani, e questi potrebbero essere quelli del domani. Pesi medi, quindi Simone Brusa all'angolo blu e Gianluca Pappalardo, che avete già visto inquadrato per un istante, all'angolo rosso. Simone Brusa di Cesano Moderno,
Ha 25 anni, fa parte della Visconti Fitness, la sua società ha 4 vittorie e una sconfitta. Gianluca Pappalardo, mister bianco di Catania, il siciliano 22enne, ha 3 vittorie e una sconfitta. Sono arrivati in finale facendo il loro percorso e noi adesso andremo ad osservarli, andremo anche a giudicarli, lo faremo sommessamente noi, lo potrete fare voi da casa, soprattutto voi da casa, appassionati e spesso e volentieri esperti, e più di tutti chiaramente lo dovranno fare i giudici. Per quanto riguarda questo incontro, l'arbitro è Marco Marzuoli, Francesco Ramacciotti, Roberto Di Mario e Raffaele D'Erasmo invece sono a bordo rig. Allora, Simone Brusa alla destra del vostro teleschermo con pantaloncini verdi e Gianluca Pappalardo alla sinistra, pantaloncini neri. Le riprese sono 8 e queste ci condurranno fino alla mezzanotte e al telegiornale. L'ultimo telegiornale di Rai Sport e subito dopo i grandi pesi massimi con Wilder, che arriverà qui al Pala Santoro, è atteso, ha detto che assolutamente lui vuole non soltanto ricevere il premio che riceverà insieme a tanti altri pugili e campioni del pugilato italiano presenti qui, ma soprattutto vuole vedere i pesi massimi, è curioso di vedere altri pugili della sua categoria. Allora, tutto è pronto, strette di mani e paradenti controllati. Ecco qui inquadrato Aroldo Tonini, il maestro di Pappalardo, mentre Simone Brusa è seguito all'angolo da Simone Galli. L'arbitro ha controllato guantoni, ha controllato le nastrature sul polso, ovviamente la presenza del paradenti, e ha dato le raccomandazioni di rito, come è giusto che sia. Ma questi atleti giovani, questi pugili giovani, le hanno bene in mente perché vengono dal dilettantismo, quindi sono stati inquadrati in una certa maniera, sanno bene come si devono comportare. Parte subito forte Pappalardo, guardia destra per Simone Brusa, vediamo se riuscirà a sfruttare questa peculiarità. I pugili in guardia destra hanno da sempre dato fastidio ai pugili in guardia cosiddetta normale, quindi con il sinistro avanti. Prova degli azzardi Simone Brusa, ma ancora presto, è la prima ripresa, sta prendendo le misure. Abbiamo già capito che questo gancio sinistro è un colpo che gli piace molto, si copre bene, scivola lungo le corde, sono pesi medi, quindi velocità e potenza non manca. Dopo il primo assalto al gong, adesso Gianluca Pappalardo è molto più guardingo, va avanti passetto dopo passetto, cerca di piazzare colpi come il destro di adesso, precisi, buon approccio a livello professionistico, non sprecare i colpi, mentre ancora non sembra aver trovato la giusta misura Simone Brusa. Adesso il diretto sinistro di Brusa. Risponde con il serie al corpo Simone Brusa. Una buona difesa, nel senso quando è attaccato, anziché chiudersi, replica, giustamente, perché sono molti maestri che dicono che le mani sì, servono
alte per proteggersi nel caso, ecco, come in questo si arrivi alle corde, ma per un istante, poi servono per picchiare ovviamente. Cambia guardia Simone Brusa e sbaglia, lo sorprende in questo momento Pappalardo. È tornato in guardia Mancina. Prova ma nulla di fatto per entrambi che hanno incrociato i diretti. Avanza colpendo però l'efficacia di Pappalardo, viene vanificata proprio da questa rincorsa. Molto bravo ad avanzare e altrettanto bravo a indietreggiare Simone Brusa. Siamo da lui. Non stai ascoltando niente. Chi sta vincendo? Siamo lì. Oh, beh, guarda. Chi sta vincendo allora, dopo il primo round? Se vuoi ascoltare. Ok, allora. Sì, acqua, acqua. Allora, Bru. A me, allora, va bene quello che stai facendo, ok? Ci sta anche il montante sotto. Okay. Quando arriva, guarda. Pum, pum, apro il piede e mi sposto. Se tu ti sposti col piede non ti prende. Esci in obliquo, ok? Guarda, sei fermo. Sopra e sotto, ok? Comanda un po' tu. Ok, Bru? Stai qua. Allora, queste sono le indicazioni, okay. Ma a tal proposito, visto che è abbastanza buffo che un atleta, un pugile, al primo round chieda al maestro chi sta vincendo, abbiamo fermato un amico insegnante di pugilato, Sandro Agostinelli, che conosciamo, e a lui chiediamo: Sandro, secondo te, visto che stai seguendo con molta attenzione gli incontri, questa prima ripresa, se tu fossi giudice, a chi la daresti? Beh, buonasera a tutti innanzitutto. Secondo me la ripresa è sul pari. Pari, entrambi. E nessuno ha prevalso sull'altro. E per quanto riguarda i colpi anche, probabilmente avrai notato che anche in fase difensiva Brusa riuscisse a piazzare dei colpi, soprattutto dei montanti. Diciamo che la prima ripresa è stata più di studio, per cui i colpi che hanno portato... diciamo l'uno o l'altro non ha prevalso per vincere la ripresa. Secondo me è stato più un pareggio la prima ripresa. Ecco, ti chiedo ancora un'altra cosa e poi ti lascio ancora girare perché stai girando come una trottola dall'inizio della serata. Allora, se tu fossi il maestro di Simone Brusa, e poi ti chiederò anche per Gianluca Pappalardo, dai un consiglio a Simone Brusa e un consiglio a Gianluca Pappalardo. Non so che queste cose a un maestro non si offendono i due maestri, è a beneficio di chi è a casa. Beh, secondo me Brusa dovrebbe anticipare più l'avversario, dovrebbe prendere più iniziativa, non aspettarlo, perché quando l'aspetta non riesce a rientrare con i colpi, di conseguenza non riesce a prendere le distanze e la misura. Mentre Pappalardo secondo me sta mantenendo il centro del ring, per cui sta facendo il suo incontro, anche se devo dire non è molto efficace nell'azione dell'attacco, perché non riesce a... è molto mobile Brusa, per cui non riesce ancora a prendere le distanze. Grazie, allora, grazie a Sandro Agostinelli che ci ha dato un'altra chiave di lettura, un aiuto in più. Intanto questo secondo round ha riproposto il motivo iniziale, cioè con Pappalardo costantemente al centro ring che va a cercare Brusa che indietreggia e prova a colpire di incontro. Prova adesso con il diretto sinistro e riesce, provoca anche un applauso da parte dei presenti. Il gancio sinistro ha rischiato adesso Pappalardo, prova ad anticiparlo Brusa, sta roteando le braccia in modo spavaldo, come se avesse trovato finalmente un po' il suo clima. Ascoltiamo invece Pappalardo, Haroldo Tonini. Va bene così, va bene così.
sempre prima mano avanti e cerca di entrare. Passo, 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 non correre, non correre. Passo, passo e entri. Prendigli il tempo giusto per entrare. Misura prima mano, entri, metti due colpi. La serie. Quando tu sei sicuro la serie. Ok? Decisione. Decisione e padronanza. Ok? Decisione e padronanza. Va bene? Bravo. Va qua, qui. Sicuro e deciso. Ecco, lì avete visto anche l'ingenuità di Brusa. Nei replay che ci sta riproponendo Franco Venditti. È la terza ripresa. E terzo round dove abbiamo notato subito un Simone Brusa più sfuggente, forse Pallardo non deve fare l'errore di correre dietro, deve sì cercare di tagliare un po' la strada all'avversario, ma non deve andarlo a cercare, perché ci diceva prima Agostinelli che appunto in fase di attacco, quindi di avanzamento, diventa poco efficace. Sì, è vero. Finte, schivate e poi alla fine riesce. Molto bravo Pappalardo. Ancora belli diretti incrociati, prova a forzare Pappalardo, in qualche modo esce fuori dalle corde Brusa. E utilizza molto, molto le finte Simone Brusa e ogni tanto Pappalardo ci cade. Si stufa poi alla fine Pappalardo e piazza tre colpi. Considerando che non è mai semplice con un pugile mancino, mai semplice. Ogni tanto lo ricordiamo, divertitevi a guardare i piedi quando vengono inquadrati. In teoria quello di Gianluca Pappalardo dovrebbe essere sempre nella parte esterna del piede destro di Simone Brusa. Più è a destra e più vuol dire che è dentro la guardia del mancino. Il gancio destro, poi la replica, l'1-2 di Pappalardo, prova con il montante più che altro coreografico, Brusa, gancio sinistro di Simone Brusa, quel colpo che sin dai primi istanti di questo match, di questa finale, avevamo notato come fosse colpo gradito da Brusa. Sì, fa bene a rimproverare Brusa l'arbitro Marzuoli. Siamo al suo angolo. È entrato Maidana. L'hai visto che è entrato? Oh, oh, ci siamo. 2-1, Cico. Ritorno in match day, Brusa. Ok, cazzo. Su, venga. Com'è? Buona, buona. Ok, allora, giro dall'altra parte, ok? Tendo l'altro giro. Maidana, entra. Maidana, entra. Lo facciamo col jab. Quando parte il jab? Jab, jab. Bam, bam. Non li vede, non li vede partire, ok? Usa il jab, usa il jab, ok? Vamos, Chico, vamos, ok? Su, così. Simone Galli. È la quarta ripresa. Vuole che Brusa usi il jab. Si scusa Simone Brusa per quel colpo dopo la campana, molto corretto, fair play, bravo. È
Gianluca Pappalardo dimostra di avere un buon passo, riesce comunque ad avvicinarsi come vuole, e quindi quando hai di fronte un avversario così che ti attacca costantemente, asfissiante, non puoi certo fare tutto un match cercando di fuggire, di indietreggiare, di schivare, di passare sotto, e questo è snervante. L'iniziativa, Simone Brusa, come ha detto Simone Galli, il suo maestro, deve trovare attraverso il jab l'iniziativa, togliere il tempo al suo avversario, partire lui per prima. La scelta di tempo nel pugilato, lo sapete voi che siete a casa appassionati, sapete benissimo, è fondamentale. Si allena ovviamente, in alcuni casi può essere anche una dote naturale. Classico colpo d'occhio è comunque quasi sempre prerogativa dei pugili che sono più tranquilli e consapevoli del proprio valore. Vedete, si ferma, guardate, si ferma, è stanco, cioè è stanco di vedere il suo avversario che continua a scappare. Dice: vieni qui allora, facciamolo questo match. Il match Pappalardo deve continuare a farlo come lo sta facendo. È nel diritto di Simone Brusa continuare a girare intorno, a indietreggiare, a schivare, a scappare in gergo. Si affida Simone Brusa al colpo singolo. Adesso il montante sinistro, bellissimo devo dire. Se ci fosse stato anche un gancio destro sarebbe stato favoloso. Colpo singolo gli viene molto bene a Simone Brusa, ma deve lavorare e dovrà lavorare sulle combinazioni che certamente conosce a livello tecnico didattico, però deve metterle in pratica. Siamo soltanto al quarto round, dobbiamo ancora girare la boa delle otto riprese di questa finale dei pesi medi per la cintura WBC FPI, Federazione Pugilistica Italiana. Allora sono siamo già lì col microfono, va bene, andiamo da Gianluca Pappalardo perché ero curioso di sentire invece ancora. Guarda, passo passo e seguilo, passo passo e seguilo, ascolta, passo passo e seguilo, e metti colpi, devi mettere colpi a serie, ok? Valla a chiudere, cerca di chiuderlo perché scappa, non accetta il match, quindi sei tu quello che devi fare il match, ok? Non ci correre, passo passo, bravo, poco fa l'hai fermato, passo passo, non ci correre, devi fargli accettare l'incontro, devi fargli accettare, ok? Volevi far venire dentro per entrarci, ok, sicuro? Sì, tutti i pugili, anche nel primo incontro, quello dei Super Welter, molto bello, che ha aperto questa serata, e anche in questa circostanza abbiamo visto chiedono spesso acqua. La serata qui è abbastanza calda, il Pala Santoro, che è la casa delle Fiamme Oro, è un palazzetto di recente costruzione che è entrato subito a pieno regime per quanto riguarda gli eventi sportivi, non solo pugilistici. È la casa della Federazione Pugilistica Italiana ma soprattutto delle Fiamme Oro, quindi della Polizia di Stato. Ed è un bel impianto, quindi con tutti i crismi, con un impianto di riscaldamento, e nonostante fuori a Roma faccia freddino, qui il caldo è abbastanza elevato. Allora adesso Gianluca Pappalardo, probabilmente stanco di inseguire Brusa, come anche gli ha ribadito adesso Aroldo Tonini, ha provato a farsi inseguire lui, ma non ha funzionato tanto. Yeah.
C'è stato forse un contatto, era di spalle, quindi forse un contatto, sì, un taglio sulla testa, è probabilmente un colpo, con la testa, e giustamente l'arbitro fa continuare perché non è assolutamente in un punto pericoloso. Vi preannuncio subito che l'emorragia, anche se il taglio è piccolo, sarà molto evidente, perché lo sapete, la testa è irrorata da tantissimi vasi sanguigni, e ovviamente il cuore di questi due ragazzi sta pompando a 170, 180, 190, quindi il sangue spinge, e ne uscirà parecchio prima che lui possa tornare all'angolo dal suo Catman per farsi fermare l'emorragia. Di solito il pugile che subisce una ferita, anche quando non è assolutamente pericolosa o non compromette l'andamento del match, però si innervosisce oppure si spaventa e si scompone, perché non sa quello che gli è successo, vede il sangue. Adesso ha provato con il destro e ha mandato a vuoto Pappalardo. Andiamo proprio da Simone Brusa. Ascoltiamo e vediamo. Ora andiamo a vincere il match, ok? Ora andiamo a vincere il match. Ecco, okay? Grazie a Venditti, ci ha fatto rivedere questo contatto. Non ti voglio più alle corde. Tra l'altro, purtroppo per Brusa, okay? Ce la vedete, puoi fare. Ecco, è andato quasi lui a cercarlo. A gira a sinistra, il jab, guarda, jab e giro. Oh, gancio e giro, ok? Quando sei alle corde, metti sto cazzo di Maidana, è entrato ancora. Ok, Bru? Quando comandi tu, due colpi, non metterne uno. Pam, pam, due colpi, ok? E rapido con le gambe. Adesso andiamo a vincere. Vuoi il titolo? Vuoi il titolo? Lo vuoi? Fammelo sentire, lo vuoi? E allora ci siamo, su! Okay, lo carica Simone Galli, abbiamo osservato la ferita, è veramente nulla di che, è stata suturata dal Catman con un po' di cotone emostatico e un piccolissimo taglietto sopra la testa, quindi si riparte come se nulla fosse. Sesta ripresa. La strategia indicata da Simone Galli non è assolutamente facile. Gianluca Pappalardo è pugile che sa come tagliare la strada a un avversario. Guardate come ha fintato, nello stesso tempo è riuscito a caricare bene il montante. Adesso però ingenuamente si è fatto anticipare dai due ganci di Brusa. Brusa si sposta costantemente e soprattutto cerca di leggere negli occhi di Pappalardo il momento in cui sta per partire con il suo colpo, la sua combinazione. Ecco, come in questa circostanza, però deve subire purtroppo, perché non si può sempre indietreggiare. È ancora il calcio destro, e stavolta è stato un gran bel destro. Colpo evidente, un colpo pesante, lega quasi disperatamente Simone Brusa. L'arbitro dice al pugile di Cesano Maderno di non legare, di non tirare, di non tenere. Continua gli spostamenti, fasi in cui il match sembra quasi fermarsi, addormentarsi. E anche questo, chiaramente i giudici che sono... Ah, attenzione, attenzione! Il diretto destro è stato accusato. Non è una questione di sbilanciamento, è in crisi, è in grande crisi Simone Brusa.
è in grande crisi, se ne è accorto Pappalardo e sta forzando il diretto destro ancora. Ci è sembrato quasi volesse guardare e chiedere all'arbitro di interrompere e provvedere al conteggio, un conteggio che ci deve essere. Ora. Ma il colpo è stop, chiude, quindi ferma qui e fa benissimo l'arbitro, fa benissimo, soprattutto in questa categoria, soprattutto in questa serie di pugili, in questo torneo, fa benissimo. Adesso chiediamo subito la cortesia di rivedere, se fosse possibile, gli ultimi, non tanto gli ultimi colpi, Franco, in precedenza, quando c'è stato quel gancio, c'era stato un gancio che aveva accusato Brusa, questo è il diretto destro sicuramente pesante, eccolo qua, e poi finito a terra la prima volta. Questa è la stessa ovviamente immagine da un'altra inquadratura. Sì, più che lo sguardo sorpreso per la decisione dell'arbitro, al nostro giudizio sacrosanta, sembrava uno sguardo smarrito. Più di un colpo pesante è stato accusato da Simone Brusa, purtroppo per lui. Adesso siamo, eccoci qui, siamo in conclusione, ovviamente il verdetto, e poi lasceremo la linea al telegiornale della mezzanotte, 10 minuti, un quarto d'ora all'incirca, poi non perdete l'ultimo match, non perdete Wilder che è arrivato, è stato annunciato e non è qui ancora in sala. E quindi Wilder arriverà qui, avremo tante presentazioni che vi riproporremo, ci sono state questa sera prima dell'inizio dei match, vi vogliamo far vedere tutti i campioni che sono stati premiati, verrà premiato anche Wilder e poi l'intervista a Wilder alla fine del match. Una bellissima intervista, molto ampia, ma non abbiamo voluto tagliare praticamente nulla di quanto ha detto questa mattina Wilder a Piazza di Spagna. E siamo al verdetto. Vince questo incontro per abbandono a 2 minuti e 50 secondi della sesta ripresa. Ed è nuovo vincitore del torneo delle cinture WBC FP 2019 categoria pesi medi, da Catania Gianluca. E non poteva essere altrimenti, ovviamente, perché era stato per KO tecnico, come avete ascoltato. È tutto, noi lasciamo la linea all'istante al telegiornale e poi ci ritroveremo tra non più di un quarto d'ora qui al Pala Santoro per l'ultimo match. Il campione. Ben ritrovati quindi dal Pala Santoro, questa è la seconda parte, una parte particolarmente interessante perché vi mostreremo tutte le premiazioni in questa serata dedicata alle cinture della Federazione Pugilistica Italiana e WBC, la grande sigla internazionale. Guardate la ressa su queste immagini del nostro regista Franco Venditti, Deontay Wilder, il campione del mondo per la WBC, per molti il campione che sarà in grado di riunificare tutte e quattro le sigle mondiali. Le altre tre sigle, come sapete, sono detenute da Anthony Joshua. È in tour qui a Roma, tra poco noi lo ascolteremo in una bellissima intervista raccolta questa mattina all'hotel Hasler in Trinità dei Monti dalla collega Cristina Caruso e montata
dal collega Gianni Rizzo, e scopriamo un Wilder davvero molto molto diverso da quello che può essere l'immaginario collettivo, una persona veramente molto dolce, quindi soltanto qualche istante di pazienza. Queste sono le premiazioni, vedete Nino Benvenuti e Suleiman, il presidente della WBC, che ricevono il pugno della federazione e fanno anche la comparazione, in effetti è proprio una mano, la mano del nostro grande Nino Benvenuti. Poi Clemente Russo, ecco qui, è Clemente Russo che saluta Deontay Wilder, che riceve una targa. I due ovviamente si conoscono all'Olimpiade, c'è stato a distanza un guanto di sfida più volte lanciato dal nostro Clemente Russo nei confronti di Wilder, però come tutti noi sappiamo Wilder è campione del mondo dei professionisti, mentre Clemente Russo, che cercherà attraverso le qualificazioni di guadagnare il pass olimpico per Tokyo 2020, è ancora un pugile dilettante. Eccolo qui Clemente Russo e poi Alessandro Duran ricevono la cintura di campione italiano, ben 17 match per il titolo italiano da parte di Alessandro Duran, uno dei pugili vanto per l'Italia. L'abbraccio con Ambrosi, il vicepresidente, con gli occhiali, avete visto un istante, ecco sullo sfondo il presidente Lai, e qui è Simone Federici. Simone Federici, anche lui un grande campione, premiato per i suoi successi a livello internazionale. E poi Orial Colai sulla sinistra, vedete con la cinta al braccio, Orial Colai, campione dei medio massimi per quanto riguarda l'Unione Europea. E questo è stato quello che, ecco Guido Vianello per esempio, Guido Vianello con Giovanni De Carolis, l'ultimo nostro campione del mondo, Giovanni De Carolis nei super medi. E Guido Vianello che è rientrato proprio in questi giorni in Italia dalla sua esperienza statunitense, dove ha combattuto 6 volte con successo. Perché? Perché ovviamente ci sono le vacanze di Natale che premono, e quindi è chiaro che si torna in famiglia. Poi Vianello tornerà a fare il suo percorso statunitense. Queste sono premiazioni che sono state volute dalla Federazione Pugilistica Italiana per celebrare il proprio pugilato. Eccolo qui Deontay Wilder con alla sua destra sua moglie, lui che ha una famiglia numerosissima e che questa mattina è andato insieme a Clemente Russo al Bambin Gesù, l'ospedale pediatrico, al reparto di neurologia infantile, donando guantoni autografati insieme a Clemente Russo ai bambini che erano ricoverati. E hanno lanciato anche il progetto Frammenti di Luce del Bambin Gesù. Ci sono state da parte di questi due pugili delle donazioni molto importanti. Domani ci sarà la visita al Santo Padre in piazza San Pietro e anche un tour al Museo Archeologico Romano per vedere il pugile a riposo. Quindi un tour in vista, un tour romano di Deontay Wilder in vista, un tour promozionale in vista della rivincita con Tyson Fury il 22 febbraio prossimo a Las Vegas. Allora, noi abbiamo un'intervista favolosa per quanto riguarda Deontay Wilder. Dovrete avere la pazienza di vedere questo ultimo match della serata, parliamo di pesi massimi, quindi assolutamente da non perdere. Deontay Wilder l'avete visto inquadrato a bordo ring in prima fila, vuole assolutamente vedere i pesi massimi, lui che è il re della categoria. Non si aspetta ovviamente di vedere qualcosa di eccezionale, di mirabolante, però è normale che un campione sia sempre interessato a tutto quello che oggi non lo è, ma un giorno chissà potrebbe anche essere un ostacolo per la propria carriera. Quindi fa bene a osservare, a vedere, a studiare, a commentare, a valutare.
E nel corso dell'intervista che seguiremo subito dopo il match dei pesi massimi, Deontay Wilder parla a lungo anche della sua grande sensibilità e dell'accoglienza che ha avuto nella città di Roma. Ci è sembrato veramente rapito dal tanto calore dimostrato dalla capitale. Giornata uggiosa, giornata piovosa, oggi un po' dappertutto in Italia e soprattutto qui. Ovviamente il Pala Santoro invece è caldo, accogliente ed è pronto per andare con il primo match, questo ultimo match della serata che ci conduce nella notte del venerdì, nel mattino del sabato, il match tra Massimo Notari e Edoardo Giustini. Allora, siamo di fronte a un match che equivale un po' a un derby, perché entrambi sono toscani, entrambi sono fiorentini, sono pugili che hanno fatto il loro percorso all'interno di questo torneo delle cinture WBC FPI e adesso vanno a contendersi questo trofeo, un trofeo che potrebbe, anzi, che al vincitore garantirebbe il passaggio nella prima serie professionistica. In pratica il torneo, l'abbiamo già detto in avvio, lo ripetiamo adesso per quanti si fossero messi in visione in ascolto in questo istante, il torneo è riservato ai pugili professionisti che non abbiano mai combattuto oltre le tre riprese e quindi di seconda e terza serie. Questa sera per la prima volta quindi affronteranno un percorso molto più faticoso, molto più lungo e un percorso oscuro, perché è una distanza alla quale non sono abituati. Si sono allenati sì per raggiungerla nel migliore dei modi, ma un conto è l'allenamento e gli sparring che si possono fare e un conto il match con tutte le tensioni del caso e ovviamente con un avversario che farà di tutto per vincere. Ecco qui Massimo Notari, angolo blu sulla sinistra del vostro teleschermo. Pisa non si piega, ecco, dicevamo, è un derby. In realtà Notari ha all'angolo Michele Mostarda, vedete, con i capelli legati, il suo secondo è Cristian Principe e il terzo è Santo Gentile e fanno parte della società Sempre Avanti, succursale di Pisa. E quindi sono andati a impiantare il germe della Sempre Avanti lì a Pisa. Mentre all'angolo di Edoardo Giustini, che vedete inquadrato, Leonardo Turchi. Giustini fiorentino, ha 4 match, uno vinto prima del limite e una sconfitta, 2 match vinti ai punti per Massimo Notari. Da questo momento per questi pugili potrebbe schiudersi la possibilità, la strada per entrare nel novero dei professionisti di alta fascia, di alta gamma, e cioè di coloro che possono, combattendo 2, 3, 4, 5, 6 volte, essere proposti per un titolo italiano, che è la prima tappa per altri obiettivi prestigiosi. Ovviamente si cosparge il volto di Edoardo Giustini di un di vaselina per favorire lo scivolamento del guantone sui colpi, per evitare che dei contatti anche con l'avversario possa rovinare, possa aprire la pelle. Tutto è pronto.
Sono 8 le riprese. L'arbitro li conduce al centro del ring per le raccomandazioni del caso. L'arbitro è Raffaele D'Erasmo. I giudici sono Marco Marzuoli, Roberto Di Mario e Marco Marzuoli. Più strutturato ci sembra di vedere Edoardo Giustini. Massimo Notari ha la fisicità dei pesi massimi che spesso vediamo come good loser o come test per i grandi campioni, cioè pugili d'esperienza, pugili che sanno il fatto loro, che hanno pugno e che non badano molto al peso, ovviamente, perché il loro compito è quello di testare il campione. Non è questa la circostanza, è chiaro. Notari è qui per vincere questo trofeo, ma la sua struttura ci ricorda appunto quei pugili. Intanto guardia normale per Notari, Mancino, Edoardo Giustini, che adesso sbaglia tempo nell'assalto, 1-2, prova ben protetto, poi va a vuoto con il gancio destro Notari. Diretto sinistro di Edoardo Giustini, prova a forzare ma soprattutto sta facendo il giusto lavoro, cerca di anticipare le azioni di Notari. Notari che, come classico peso massimo, picchiatore, viene avanti passetto dopo passetto, inarrestabile, cerca di tagliare la strada a Giustini. Giustini che fa lavorare il jab e fa un buon lavoro, va a segno ma soprattutto interrompe le azioni. Stavolta il gancio sinistro invece lo ha raggiunto. Ovviamente molto più pericoloso Notari, dotato di grande potenza, che adesso non riesce ad esprimere con questo contatto. Anticipato ancora con un buon sinistro, diretto sinistro da parte di Giustini. Giustini che sta guadagnando questa prima ripresa, sia per iniziativa che per aver portato dei colpi che i giudici potranno considerare validi. Più pesante, più macchinoso Notari, vedete, riesce a sottrarsi con una certa facilità Giustini. La strada comunque è lunga, bisognerà fare i conti anche con le energie fisiche. Ve lo ricordiamo ancora una volta, questi pugili si trovano ad affrontare il percorso delle 8 riprese, che è un viaggio in una foresta oscura. Andiamo a sentire Leonardo Turchi all'angolo di Edoardo Giustini. Ascolta, angolo rosso. Non ti voglio vedere abbracciare, sono 8 riprese, sono tante. Se te fai il match devi fare, lui non arriva in fondo. Beh. Ok? 1-2 esposta, 1-2 gancio esposta. Ogni tanto parti con il gancio sinistro e lo chiudi a pieno. Quando metti il gancio sinistro, metti anche il gancio destro. Respira, tira forte. Bene, non ti voglio vedere abbracciare che è pesante, ti fa stancare. In velocità così, diciamo le difese, a salire. Okay. Come stai? Inizio. Respira. Vai, alza il ritmo, non si muove nemmeno di boia. Deciso, concentrato. Non abbracciare, stai al centro ring, cammina sempre, dai. Questi consigli di Leonardo Turchi. Prima ripresa, nostro giudizio in favore di Edoardo Giustini. E questo è il volto di Deontay Wilder, che sta seguendo con uno sguardo tra il divertito e il trasognato. 1-2 ancora di Giustini, prova a forzare Notari.
Massimo Notari, che nasce a Cagliari ma risiede ad Aulla in Toscana, mentre Edoardo Giustini è proprio fiorentino di nascita e di residenza. Prova e funziona sino a questo momento la sortita con un colpo, due colpi, Giustini. Cerca di affidarsi più che altro alla scelta di tempo, alla sua velocità di braccia. E vedete ogni reazione pronta di Notari, però comunque arriva in ritardo. Deve comunque, Giustini deve stare molto molto attento a questo gancio sinistro, perché molti ne vanno a vuoto, ma ci sembra di capire che conservi una certa potenza il gancio sinistro di Notari. Passo dopo passo, 5 centimetri su 5 centimetri Notari. Prova ad accorciare la distanza, a raggiungere la sua distanza, si affida sempre a questo gancio sinistro, però dovrebbe cercare di inventarsi qualcosa di diverso, perché ormai è talmente tanto automatico che Giustini sa che parte questo gancio sinistro, per cui si abbassa in automatico dopo aver scaricato i suoi colpi. Certo, Notari a quel punto potrebbe portare un gancio basso. E finisce questa seconda ripresa, un'altra seconda ripresa che ci ha dato poche informazioni. Andiamo a sentire adesso l'angolo di Massimo Notari. Siamo fottuti se non togli la misura, Massi, dov'è? Devi portare i colpi quando sei all'ultimo, che ti senti vicino, destro sotto e gancio sinistro, ok? Poi la faccio quattro riprese così addosso come un cane, ok? Grazie, prova. Problemi altri, ma se quando ce l'hai a tiro quel destro non portarlo alto, ti deve partire, lo devi portare all'altezza del torace, vedi che si abbassa lui, è inutile che lo porti alto, si abbassa lui con la testa, diretto destro basso, mira al petto dove c'è il petto, sfonda dentro lì e poi finisci l'azione, ok? Ci siamo? Svegliamoci, Massi, andiamo. Michele Mustarda ha provato a dare una scossa, sguardo un po' perplesso di Nino Benvenuti. Allora, terzo round di questa finale delle cinture WBC FP dal Palazzo Santoro di Roma, con la regia di Franco Venditti. Adesso prova un po' a forzare usando i ganci, sono i suoi colpi, i colpi di Notari, guardia bassa, dimostrando forse di non temere i colpi di Giustini. Thank you.
grandi montanti, pesanti, molto pesanti, molto pesanti. Giustini adesso sta attaccando in un momento in cui Notari cerca di riprendere un po' fiato, la stanchezza evidentemente un po' si sente, ma Giustini deve stare attento comunque a coprire bene sui montanti di Notari. Sono stanchi entrambi, questa è la loro distanza, le tre riprese. Purtroppo per loro ne hanno ancora 5, quindi è una scalata infinita. Ecco il gancio sinistro, stavolta è andato a segno, anche se non ha potuto portarlo in posizione tale da poterlo caricare, infatti Giustini lo ha tenuto tranquillamente. Buono il lavoro con il jab, prova sotto adesso Notari, un po' troppo sotto. Per chi fosse poco avvezzo al pugilato, gli atleti vedete hanno quella cintura che tiene, è una cintura molto robusta che tiene la conchiglia, e quindi proprio per evitare che dei colpi creino dei danni nelle parti non protette dagli addominali. Bello l'anticipo di Giustini. Beh, deve assolutamente cambiare strategia. Fa di sì con la testa Wilder. Cerca di diventare, quando lo mangia a poco, niente a più colpo. Sta andando benissimo, eh. Bene, eh. E l'acqua? Grazie. Oh, con il vecchio. Bravo, questo è un pizzatore, andiamo a salire. Stai attento che parte lo sciabolato da anche adesso, eh. Dai sempre sulle mani, e sposta la tua destra. Sì. Mi raccomando, Davide, sta andando molto bene, eh. Molto bene. Deciso quando fai, deciso. Ecco, praticamente Turchi diceva stai attento al gancio destro. Quarto round, finale dei pesi massimi. Nonostante la scarsa esperienza di questi due atleti, ecco, il primo intervento dell'arbitro ci trova particolarmente, piacevolmente impressionati, che sono molto corretti, veramente. Massimo Notari deve fare anche i conti con l'età, 41 anni, sono tanti, e quindi è chiaro che gli 11 anni in meno di Edoardo Giustini possono fare la differenza. Braccia di Notari iniziano a pesare, le tiene sempre più basse proprio per non snervarle, poi parte con questo gancione destro però ininfluente. Pronta la risposta con il jab di Giustini. Notari che non fa utilizzo del diretto destro. Ecco, in questo momento lo ha fatto partire, una delle poche volte che lo ha esibito. Giustini
fino a questo momento, almeno fino a questo quarto round, ci sembra padrone del match. Bella l'azione di Giustini, una bella combinazione a tre colpi alto basso, andata a segno. Poi è sembrato per un attimo non volerne più Notari, per la verità. E finisce questo quarto round, andiamo proprio da Notari che non si siede. Angolo blu ci sta, non è un problema, lascia stare. Allora devi partire quando ti tocca, devi cercare a assorbire quei guanti. Che ripresa siamo? Alla quarta. Angolo blu. Devi ripartire, mi stai a sentire? Devi ripartire col destro. Ma svelto. Sento male. Eh? No, devi ripartire col destro basso e finire con la mano davanti. Quando fai questa azione qua? Se ti toglie la distanza, o ti ci aggrappi, lasci il peso o continui l'azione a tagliare addosso. Se non lo trovi ti devi dare addosso, devi rischiare un po'. Tagliare la strada, ma. Capito? Devi partire con quel cazzo di destro, non puoi farlo lavorare sul piede, il destro basso, alto raggio, forte, andiamo, ok? Forza. Vediamo se riuscirà Notari a seguire pedissequamente le indicazioni del suo maestro mentre inizia il quinto round. Giro di boa, adesso prova a forzare, è andato alle corde Giustini, ma come vedete lega, adesso l'arbitro li separerà, si separano da soli, si protegge un po' alla Foreman Giustini, dimostrando di avere comunque del mestiere. Bravo, bravo, molto bravo, buona tecnica difensiva. Molto bene quel diretto sinistro. Notari sta cadendo nel tranello di Giustini, cioè quello di portare il match sempre più a distanza ravvicinata e costringerlo a lavorare di più con un grande dispendio di energie. E già i colpi di Notari, ci sembra di intuire, non possiedono più l'esplosività delle prime due riprese. Ancora il jab, tiene bene la posizione, poi la cambia costantemente Giustini e cerca di sorprendere Notari con soluzioni improvvise, fantasiose. Ormai ha preso Giustini le misure, ha capito qual è la strada da seguire, vedete come è molto più tranquillo, rilassato, spavaldo in alcuni casi, con guardia bassa, gira quasi a voler irridere il proprio avversario, che lo sente accessibile ormai, lo sente plasmabile. Resta sì temibile Notari per la mole, per la potenza, però come abbiamo detto il colpo esplosivo pesante delle prime due riprese credo che già non ci sia più tanto in Notari. Adesso è all'angolo, prova a forzare Giustini, ha visto la stanchezza del suo avversario e sta fantasticando su una fine anticipata. Siamo all'angolo di Giustini adesso, angolo rosso. Dai, va bene, va benissimo, lavora stretto, non gli dare confidenza, preso un destro. No, vabbè, ma è finalmente. No, si può.
non voglio. Oh, in piazza te. Non voglio prendere questi colpi, capito? Stai sveglio, anche sulla testa. Capito? Vuoi acqua? Lascia qua, eh? Centro ring, lavora, due colpi sposto, tre colpi sposto. E ogni tanto parto qui il gancio sinistro deciso, cattivo. Va bene? Avete sentito la grande esperienza di Leonardo Turchi? Sa che il proprio assistito è avanti nei cartellini dei giudici, sta andando molto bene. E ciò nonostante lo costringe a non abbassare la guardia, l'attenzione, e fa molto bene, è giusto che sia così. E a volte, soprattutto tra i pesi massimi, e stasera c'è un esponente di questa categoria che la dice lunga sul colpo risolutore. Deontay Wilder, 41 vittorie e 40 prima del limite. È sempre stato abituato, almeno fino a quando è diventato campione del mondo, a risolvere le questioni con un colpo alla prima, alla seconda ripresa, insomma agli inizi del match. Bisogna avere questo colpo. Prova a stringerlo adesso, addirittura prova a tenerlo per impedirgli di scivolare lungo le corde, Notari. Sta gestendo nel migliore dei modi questo match Giustini. Un colpo e girare, esattamente come ha detto Leonardo Turchi, cercare di farsi inseguire costantemente da Notari, di mandarlo a vuoto e intanto piazzare il jab. Sono tutti colpi che poi vengono contati ovviamente dai giudici, perché sono, non in questo caso, è chiaro che non è arrivato, ma quando arriva e se il colpo è pulito, è intenso, è un colpo valido. Questo gancio destro per esempio non verrà contato dalla terna arbitrale perché è finito sul guantone, quindi non può essere considerato un colpo valido. Però Giustini in ogni ripresa riesce sempre a mettere almeno 3 o 4 colpi puliti e si vince, si può vincere anche un round con un colpo solo se va a segno ed è ineccepibile. Gli ultimi 25 secondi di questo sesto round, poi mancheranno soltanto 6 minuti al termine. Finisce qui, adesso in questo nostro ping pong tra maestri torniamo adesso da Michele Mustarda. Superman, dirigi le mani. Ok, ripeti questa fase qua che hai fatto ora Massimo. Lo tieni laggiù e parti con i colpi. Vieni qua, ok? Acqua. Vai qua. Acqua. Vai. Ok, calma. Ragioniamo, se cominciamo a dire che schifo ora è un problema, cioè abbiamo due riprese per giocare, cioè, questa è la settima, allora devi stare tranquillo. Allora Massi, l'atteggiamento di vinciatore non mi va bene. Perché vinciatore? Acqua dietro la schiena. E allora va sbattuto da una parte del ring, avvicini piano piano, non portarne uno o due di colpi, continua l'azione, non lo far riposare, il destro al torace e piomba al montante sinistro alto. Destro al torace, montante sinistro in alto, questa la ricetta in queste ultime due riprese che potrebbe rovesciare l'esito di questo match. Avete notato anche un certo nervosismo da parte di Massimo Notari che chiedeva acqua insistentemente. È chiaro che per un pugile non riuscire a trovare il bandolo della matassa contro un avversario
che è veloce, che anticipa, che sguscia e quindi che non offre il bersaglio. Questo è assolutamente snervante, frustrante, e lui è nervoso. Però saggiamente Mostarda lo ha invitato a non perdere la calma, a rimanere concentrato, perché il match si può sempre vincere. Importante essere lucidi e piazzare i colpi o il colpo giusto. Forza, forza, dritto. Il montante di Notari ha provato a raggiungere il mento di Giustini. Adesso invece è quello di Giustini che riesce in qualche modo comunque a centrare il mento di Notari. Giustini che deve continuare ad evitare lo scambio ravvicinato. Bene, molto bene Giustini. E Notari, il nervosismo di Notari viene anche da questo, quando non capisce che non ha strumenti per poter contrastare un avversario che tecnicamente è più abile di te e che non si preoccupa più neanche tanto. Vedete, si muove sul ring come se fossero gli ultimi 10 secondi del match ormai in tasca. Giustini, in realtà manca ancora una ripresa, però ha assaggiato anche i colpi di Notari, ha visto che non fanno più così tanto male e quindi qualche lusso se lo concede. E finisce quest'ultimo round, quindi ultimo rimbalzo stavolta proprio all'angolo rosso di Giustini. Non ti devi fermare sulle gambe, camminare sempre, va dove? Qui ci prova, l'ultima ripresa, senza pause, mani alte, entra e esci, bene? Non devi stare alle corte, sempre cento righe, sulle colpi sposta, per colpi sposta, ho evitato perché il calcio sinistro da qui, per cui sta. Pronto, su, respira. Oltre i tre minuti per l'assegnazione della cintura WBC FPI dei pesi massimi. È la finale di un lungo torneo nella quale sono approdati Edoardo Giustini in pantaloni rosso-bianco e Massimo Notari. Come detto in avvio, una sorta di derby toscano tra due fiorentini, uno di adozione e l'altro d'origine. E gli ultimi minuti sono sempre i più difficili perché si cerca di dare l'impossibile, si tirano fuori energie che non si pensava di possedere. E si spera fino all'ultimo che ci possa essere il classico colpo della domenica, che poi è un bruttissimo termine utilizzare colpo della domenica, perché con questo si intende il colpo fortunato. In realtà non esiste la fortuna nello sport e soprattutto nel pugilato. Se un pugno viene fuori è perché chi lo riceve magari è stato distratto oppure è stato bravo a scegliere il momento, quello che lo scaglia.
più che colpo della domenica è più giusto, corretto dire colpo risolutore. Ormai il match è andato, c'è davvero poco da fare per Massimo Notari, che ha contato sin da subito sulla sua potenza, sperando di centrare Giustini e magari di chiudere anche in anticipo il match. Invece Giustini, dopo le prime due riprese molto caute, si è sciolto sempre di più e ha capito che poteva prendere una certa confidenza. Colpi un po' più alti, ribadisce l'arbitro. L'1-2 bellissimo, forse l'1-2 più bello di tutto il match, questo di Giustini. Ecco, parlando prima di colpi che possono portare alla vittoria di una ripresa, e beh, in effetti basta un 1-2 così per portare a casa una ripresa. Prosegue disperatamente negli ultimi secondi con il famoso diretto sotto e il gancio sinistra sopra Massimo Notari, ma non c'è più tempo, sono stati battuti 10 secondi, 4-3-2-1 e finisce qui il match. L'ultimo match della serata, una lunghissima serata, è molto viva, molto interessante. Guardate che bel parterre de Rouen con Nino Benvenuti e Deontay Wilder, ma abbiamo detto tanti campioni, da Emiliano Marsili, tutt'oggi ancora imbattuto, il nostro campione peso leggero, e poi Giovanni De Carolis, l'ultimo nostro campione del mondo, e poi Guido Vianello, Oriol Colai, Alessandro Duran, chi altro abbiamo visto? Sono veramente tanti, Simone Federici. Qualche istante e avremo il verdetto e poi potremo goderci in tutta tranquillità l'intervista a Deontay Wilder, un'intervista che merita veramente e per la quale ringraziamo la collega Cristina Caruso e il montaggio di Gianni Rizzo. Ambrosi sulla destra, il vicepresidente della federale. Attenzione. Già campione d'Europa e già sfidante al campionato del mondo. Sta parlando di Blandamura, il nostro ring announcer. La manna. Imbattuto con 6 vittorie tutte per il campo, orgoglio del pugilato italiano e degli Stati Uniti d'America. Ecco qui Guido Vianello che premia da peso massimo a peso massimo. I due, al momento i due, ma siamo molto probabilmente premierà Edoardo Giustini. Sentiamo il verdetto. Questo incontro ai punti che si aggiudica il torneo delle cinture WBC FP 2019 per la categoria pesi massimi. Da Firenze, Edoardo Giustini. E così non poteva essere. E così non poteva essere, ovviamente la manna, ring announcer la manna ha provato a giocare un po' sull'emozione, forse non pensando che entrambi vengono lì da... Beh no, in effetti no, aveva ragione Firenze, perché Giustini è nato e risiede a Firenze, mentre risiede a Aulla Massimo Notari. Eccolo qui, allora, ovviamente un grande applauso. Siamo in fine serata, restate con noi, adesso il campione del mondo dei pesi massimi WBC, una delle sigle, anzi forse la sigla più con maggior valore,
è prossimo l'incontro il 22 febbraio con Tyson Fury. Lo ha incontrato per noi in un hotel del centro a Trinità dei Monti questa mattina, in una mattinata piovosa, la nostra Cristina Caruso. E Deontay Wilder si è dimostrato estremamente disponibile con i microfoni di Rai Sport. Ascoltiamo. Sei stato oggi all'ospedale Bambino Gesù, è stato emozionante, i bambini saranno stati contenti di vederti. È stato molto eccitante e i bambini erano molto felici di vedermi. Loro combattono e soffrono ogni giorno. So benissimo quello che stanno passando perché ho una figlia che soffre di spina bifida e so perfettamente quanto sia difficile affrontare il dolore. Ma se io posso anche solo portare loro un piccolo sorriso, qualcosa che li possa motivare in questo giorno, loro con lo stesso spirito possono affrontare ogni giorno. Per cui se io posso andare da loro e motivarli, fargli vedere l'amore, penso che l'amore sia la cura per le malattie. So if I can come in and light them and show them the belt and show them that you can be motivated, to show them love. I think love is the ultimate cure for healing. You know, just sono andato lì anche per vedere i genitori e lasciargli un messaggio. But I left the parents with a message as well to love their children a little bit longer and to hug them just a little bit tighter. And everything di amare i propri figli, stare loro vicini e abbracciarli, e tutte le pene svaniranno. I bambini sono la mia passione, la mia gioia. Ogni volta che verrò qui voglio andare da loro per vedere i progressi e che cosa succede. We can make it bigger and bigger, bigger each and every time I come. Your next title challenger will be Fury. How do you prepare him to face it? Il tuo prossimo sfidante al titolo sarà a febbraio Tyson Fury. Come ti stai preparando per affrontarlo? You know, I was so excited. You know, back in America it's very hard. You know, boxing is. Sto aspettando di incontrare Fury, la prima volta ero così emozionato. La box in America è molto dura, noi abbiamo molti sport e la box non è al primo posto e dobbiamo sempre competere con gli altri sport. Ma in quella notte speciale c'ero io, il mondo e Fury. Dovevo difendere il titolo, ho fatto un ottimo lavoro, ma alla fine è venuto fuori un pari controverso che ci porterà ad una straordinaria rivincita. La mia testa ora è concentrata sull'allenarmi, sulle differenti tecniche da usare in quel combattimento. Which is going to be an amazing rematch, and I'm looking forward to it. As I'm here, my mind is focusing on training, you know, different tactics that I'm going to apply to the fight this time, just to make it an exciting fight. La gente sa quanto è forte il mio knockout nei primi due round. Cercherò di convogliare tutte le mie energie nel match con Fury per la seconda volta e dare uno straordinario spettacolo per chi ne sarà testimone quella sera. And I'm looking forward to putting on an amazing show for the fans that will be witnessing it that night. Avresti preferito come avversario Joshua? Yes, I would, you know, as far as the second next fight. Oh yeah, most definitely. You know, that's what I've been looking for. È definitivamente l'avversario che sto cercando per unificare le divisioni una volta per tutte. Io ho sempre detto che voglio un campione, una faccia, un volto, un nome, e il nome deve essere Deontay Wilder. I'm the best in the world. I just need the opportunity to prove it to the world. What I've been saying, what my grandma has been telling me. Io so di essere il migliore, il più forte al mondo. Ho solo bisogno dell'opportunità di provarlo al mondo. I say everyone has greatness in them, for greatness is only determined by service, and I can't wait for that fight to come as well. Sei mai stato in Italia, a Roma in particolare, e poi andrai ad incontrare il Papa? I never been here in Italy. Non sono mai stato in Italia, sono contento di essere qui e tutte le volte che mi sveglio non riesco a credere di essere in Italia e aspetto di vedere il Papa. Mi piace le cose che dice, la sua eleganza, tante cose. È un onore per me pregare con lui per tutte le persone che hanno problemi nel mondo, diffondere il mio amore. Aspetto di andare per le vie di Roma a visitare il Colosseo, anzi spero di poter combatterci qui. While I'm here in Italy, I'm looking forward to roaming the streets. I'm looking forward to going to see the Colosseum. I wish I could fight. Sarebbe stupendo, voglio catturare tutte le belle cose che l'Italia ha da offrirmi mentre sono qui. Per cui grazie Italia, grazie alle persone che qui sono stupende e il cibo è incredibile. Thank you Italy, thanks to the people has been amazing so far, and the food is amazing, perfecto.
Allora, abbiamo ascoltato un inedito Deontay Wilder, veramente una persona molto simpatica, molto dolce. Una cosa è certa, caro Deontay, scordati di combattere all'interno del Colosseo. Questo non è consentito a nessuno, né non fu consentito neanche al grande Muhammad Ali. Noi siamo in conclusione in questa bellissima serata organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana Art Media Sport e ovviamente per le cinture WBC con tantissimi ospiti, come avete visto. E a noi, per quanto riguarda il Bordo Ring, non rimane altro che augurarvi un buon Natale, buone feste e buon anno, e ci rivedremo a Bordo Ring con il nuovo anno, sempre con, ce lo auguriamo, con incontri e obiettivi importanti per il pugilato italiano. Grazie alla regia di Franco Venditti e a tutti voi per averci seguito sino a quest'ora tarda. E dal Palazzo Santoro di Roma, buonanotte.